Tribunale di Grosseto. Si prega di rimanere in attesa per parlare con l'operatore. Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Chiamare il numero 0564419230 per parlare con la Cancelleria Civile. Lo 0564419256 per la Cancelleria del GIT. Lo 0564419311 per la Cancelleria Dibattimentale Penale. Lo 0564419211 per la Segreteria Amministrativa. Lo 0564477111 per la Procura della Repubblica di Grosseto. Per ogni altra informazione collegarsi al sito internet www.tribunale.grosseto.giustizia.it. Allora, cancella. Pronto? Salve, buongiorno. Avrei bisogno dell'interno del presidente dei giudici, Valentina Fusco. Mi perdoni, questa è la cancelleria penale del giudice Carbisca. Però viene dato questo riferimento per il penale. Non le so dire, io non sono il centralino, non so i numeri degli uffici, degli altri uffici. Mi riferisce il centralino cortesemente, perché dal numero del centralino dovrebbe vedere su. Lei lavora nel Palazzo di Giustizia, vero? Sì, ma non ho il numero del centralino, perché non chiamo mai il centralino lavorando nel nonostante lavori all'interno del tribunale, non chiama il centralino. Non chiamo mai il centralino, no, perché lavorando all'interno del tribunale non chiamo il centralino. Che cosa vuole da me? Io sono il cancelliere di un giudice. Se lei vuole sapere informazioni su questo giudice, io la posso aiutare, perché io adesso non so aiutarla. Allora proviamo a vedere se può fare questo. Siccome ci sono delle istanze, perché sa, un giudice vale l'altro per la Costituzione. Quindi per lei, ma io questo è penale, quindi. È penale, sì, va benissimo. Siccome ci sono delle istanze di un'udienza di dichiarazione di volontà da parte dei cittadini, il giudice del quale lei è il cancelliere, sì. Sarebbe il caso che se ne occupasse, è possibile avere un colloquio? Ma allora, mi perdoni, ma lei ora va trovando da me, che sono un semplice amministrativo, di risolvere le sue questioni. Io le devo dare un appuntamento con un giudice penale a titolo di che? Lei è un imputato di un processo che segue questo giudice? Vuole fare due chiacchiere con un giudice qualsiasi? Bravo! Ma di che parliamo? Questo che ha appena detto. Ci è arrivato. Okay. Allora, facciamo due chiacchiere con un giudice. Vado a parlare col presidente del tribunale e prenda un appuntamento col presidente del tribunale. Che vuole da me? Quindi conosce il cancelliere del presidente del tribunale? Conosco il cancelliere? No, non conosco il nome del cancelliere del presidente del tribunale, non ha un cancelliere. Lavora sempre all'interno del Palazzo di Giustizia, lei? Le posso dire dov'è il presidente del tribunale? Al secondo piano. Ok. Il tribunale si trova in piazza Fabbrini. Perfetto. Venga a piazza Fabbrini, venga al tribunale al secondo piano e va a bussare alla porta del presidente del tribunale. Lei è stato molto esaustivo, lo sa? Mi scusi, ma io non... No, è stato molto esaustivo, stia tranquillo. Le auguro un grande buon lavoro. Anche a lei, arrivederci. Buona Salve! Giornata. Pronto? Salve, buongiorno. Mi scusi, sono Valentina Fusco. Ho bisogno di parlare con l'interno del presidente del tribunale. Siccome non c'è un riferimento centralino nella telefonata, nel messaggio iniziale... Guardi, allora, io le posso passare la segreteria del personale, questo è l'ufficio GIP. Lo so, ma non c'è un centralino nel messaggio prestampato. Un centralino c'è, il tribunale, è 111.
Ah. No, ti passo la segreteria del prefetto. Ah, va bene, se mi fa questa cortesia, grazie. Grazie, buongiorno. Comunque scriviamo 111. Ma l'hai già scritto quando hai fatto quel numero che ti ha dato tutti i numeri, era 111. Ah. Secondo me adesso hai passato il messaggio registrato, non ti passa una persona. Vediamo, dai. Buongiorno. Buongiorno. Caduta. Caduta. Salve, buongiorno, Valentina Fusco. Avrei bisogno dell'interno del presidente del tribunale. Allora, l'interno del presidente non possiamo ovviamente darlo. Diremo di notare, faremo comunicazioni. Le comunicazioni sono già state consegnate un mese fa e entro 3 anni antecedenti a questa mia chiamata, e in questo momento siamo in presidio qui fuori al tribunale e abbiamo bisogno che qualcuno si prenda la responsabilità di portare avanti un processo. Quindi chi meglio di un presidente di un tribunale può rispondere a queste volontà del cittadino? Allora guardi, faccio una cosa. Lei dica. Mandi un'email. No, signora, mi perdoni, ci sono istanze già depositate 30 giorni fa, non ultime da parte della questura, quindi voglio dire, che altra email le devo inviare? Allora guardi, se ci sono delle istanze depositate, il tribunale se ne occuperà, se ha la responsabilità o il ruolo per poterlo fare. Se poi lei ha altre istanze, qualunque altra cosa da voler comunicare, può mandare. No, la necessità e l'urgenza, la necessità e l'urgenza è di colloquiare col presidente del tribunale, signorina. No, col presidente del tribunale si può colloquiare, ma solo ed esclusivamente mandando un'email in cui si chiede un incontro con il presidente del tribunale. È già stata inviata 30 giorni fa. Allora guardi, se voi avete inviato, non si preoccupi che sarà cura della segreteria. No, io mi preoccupo, signorina, perché qui c'è una condizione di necessità. Così, lei l'ha inviata quando questa mail? Terza comunicazione, 30 giorni fa. 30 giorni fa lei ha inviato un'email in cui chiedeva... No, no, una PEC. No, inviata a mano. Certo, allora guardi,
la rimanda oppure... No, non la rimando, signorina. Forse, forse ci stiamo ridicolizzando sia io che lei nel continuare a colloquiare su questa condizione. Però io le dico... signorina, mi perdoni, ma il Palazzo di Giustizia è ancora un palazzo pubblico o è cambiato a qualche condizione? Ma lei sa perfettamente che in un Palazzo di Giustizia... Ah, se lo so perfettamente, allora è un mio diritto avere un colloquio... Giusto? Ah, no, me lo sta dicendo. Certo, lei mi sta dicendo che io posso entrare e quindi posso... No, io le sto dicendo il contrario. Ah. Io le sto dicendo che in un Palazzo di Giustizia non, chiunque non può entrare... Allora non è pubblico. ...entrare e andare da un presidente di tribunale. Lei capirà ovviamente che ci sono delle procedure da seguire. Che sono già state eseguite. Io le sto dicendo che se lei ha necessità di parlare col presidente, manda un'istanza scritta in cui chiede un appuntamento. Sarà poi premura della segreteria portare l'istanza scritta al presidente e il presidente deciderà in merito. Questo le sto dicendo io. Ma siamo in una condizione democratica o monocratica, signorina? Esattamente democratica, è tutto perfettamente democratico. Quindi la democraticità è data dalla valutazione del presidente dei giudici di quando la tempistica possa essere poi esplicata? Scusi? Lei sta chiedendo un incontro, presidente, non si preoccupi. No, io non sto chiedendo, ho comunicato la volontà di un incontro, che è diverso. Vabbè, è la stessa identica cosa. No, non è la stessa identica cosa, signorina. La terminologia ha una grammatica ben precisa. Aggiorni tranquillamente la richiesta, rimandi una PEC in cui chiede nuovamente un incontro con il presidente. Semplicemente questo. Quindi lei si prende la responsabilità di quello che ha appena dichiarato? Io non mi prendo alcuna responsabilità, io le sto semplicemente... E che dichiarazioni sono quelle che sta esponendo? Il presidente deve mandare una mail. Secondo un protocollo o secondo sue dichiarazioni personali? Questo è il protocollo, questa è la mia domanda. Quindi al mio confermarle che sono già state inviate tutte le documentazioni del caso, lei risponde? Allora, le documentazioni del caso me lo sta dicendo lei, io non ho contezza del fatto che... Lei ne prenda contezza prima di dirmi che devo aspettare la decisione del giudice. Scusate, non posso assolutamente, perché lei capirà che io non, il mio compito, il mio ruolo non è quello di prendere contezza nel giro di una telefonata di quello che mi sta dicendo. Però il suo compito è quello di dichiararmi che la tempistica la decide il presidente del tribunale. Il mio compito è dichiarare che il presidente del tribunale ha tutta la discrezione da decidere tempi e modalità e anche eventualità di un incontro con una persona. Bene, allora siccome la premura è mia personale, in quanto il disagio è stato provocato alla mia persona, in quanto mio diritto di accedere a questo palazzo, io ogni giorno, ovviamente il sabato e la domenica voi siete in festa, ogni giorno io la chiamerò e le ricorderò che c'è una scadenza che come Costituzione dichiara sono 30 giorni e quindi siccome li abbiamo superati, ogni giorno io la contatterò. Allora guardi, faccia così, le rimandi una mail. Tribunale, no signorina, io non rimando la mail perché non è una comunicazione legalmente valida, quindi tutto al più una PEC. Non sono in grado di utilizzare la mia PEC perché sono stata privata della mia identificazione personale e dei miei mezzi lavorativi. E allora guardi, scusate, ma io più che dirle di mandare... La chiamerò tutti i giorni signorina, ci sentiamo lunedì così le ricordo la situazione. Buona giornata, buon lavoro e complimenti, è stata eloquente. Va bene, salve, buona giornata a lei. Pronto, buongiorno, Valentina Fusco. Sono nel sollecito delle varie istanze che sono state prodotte in questi anni e questi mesi addietro per l'udienza urgente con un giudice. Signora Fusco, buongiorno. Signora Valentina, buongiorno. Ribadisco quello che le ho detto venerdì, buongiorno. Qualunque cosa mi mandi un'email con un oggetto, una spiegazione dettagliata di quello di cui ha bisogno, così si sottoporrà al presidente e si deciderà in merito. Io oltre a dirle che ho bisogno di un'email scritta, non mi posso
Bene, ciò che è già stato prodotto il 15 di aprile, quindi ci sentiamo domani per il sollecito ulteriore. Grazie, buon lavoro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Firenze. Suona. Vale, parli tu. Buongiorno. Buongiorno. Verranno ordine di non rispondere. Magari stanno cambiando anche il numero di telefono. Magari sono impegnati oggi. Boh. Tutte le udienze. Di le udienze, anche sì, dai. Comunque stiamo registrando che oggi giorno a telefonare allo 0564 419211, cancelleria Tribunale di Grosseto, di nuovo per sollecitare l'udienza. E non stanno rispondendo. Questa è la terza, quarta volta che facciamo il numero. Quarta. Con cellulari diversi. Attendiamo ancora un attimo. Prima erano tutti fuori, che puoi dire vabbè, pausa caffè, niente, riproviamo dopo. Quarto tentativo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Anna Maria Fabris. Chiamo a sollecitare, in virtù delle telefonate precedenti fatte dalla signora Valentina Fusco, per avere un'udienza urgente con un giudice. Guardi signora, per avere le udienze con il giudice bisogna o iniziare un procedimento civile o penale, ovvero
fare un'istanza specificando le modalità e mi... Sì, allora tutto questo è già stato fatto, è già stato inoltrato in data 15 aprile e nei precedenti mesi. Il 15 aprile avete mandato che cosa? Una PEC. Una PEC a chi? A voi. Ma a noi quale indirizzo? Anche attraverso la questura. Stiamo tendendo... No, aspetti un momento, la questura non c'entra niente con noi. Quindi se avete scritto la questura noi non ne stiamo. Quindi voglio capire se avete mandato una PEC a noi e se certo. Avete mandato a quale indirizzo, per favore. Sì, il vostro indirizzo PEC. Noi ci troviamo qui di fronte al vostro tribunale in presidio e non siamo più muniti dell'attrezzatura dei computer oltremodo alle nostre vetture, per cui non possiamo più, non abbiamo più la possibilità di accedere e di darvi queste, tutti questi dettagli. Questo mi dispiace, però se voi mi dite che avete mandato una PEC tramite la questura a noi è una cosa molto strana, perché la questura non manda di PEC. Non serve, perché a noi non è stato mandato. In data 15 aprile c'è qualcosa. Aspetta, fammi vedere un po'. Sì, sta verificando. Ma comunque la situazione di disagio. 15 aprile non c'è niente. Quindi, le ripeto, quando si fa un'istanza, questo noi abbiamo delle cose. Attenzione, la nostra non è stata un'istanza, è stata una comunicazione di volontà di udienza. Ok. Ma guardi, la volontà di udienza non esiste nel codice, perdone. Esiste come no? Voi state chiedendo qualcosa, chiedete di essere ascoltati. Per chiedere di essere ascoltati, o iniziate a procedere civile, vi potete spiegare per fare queste cose, essendoci la tecnica obbligatoria. Allora, questo nostro è l'ennesimo sollecito. Questo è il nostro ennesimo sollecito ad un'udienza a porte aperte con un giudice. Per avere e saremo di nuovo qui a sollecitare domani mattina, poiché siete tutti a conoscenza e avete tutti gli atti presso di voi. Sì, quindi la cosa funziona così. Qui voi iniziate una causa, usando un linguaggio ordinario, quindi voi iniziate un procedimento. Il lavoro, insomma, quello che sarà, ovvero dovete avere una motivazione specifica, dietro comunicazione e specificazione di motivi. Quindi, se avete fatto questo, lei ce lo ricomunica oppure ci rimanda un'istanza a noi, non attraverso la questura, perché la questura. Noi non si dà le comunicazioni che voi eventualmente vi mandate e non diversamente dall'ufficio, come i nostri centri di studio. E quindi ci mandate queste cose e verranno sottoposte con motivate, specificate e laddove siano rilevanti ai fini dell'attività istituzionale dell'ufficio, saranno trattate per come giusto. Va bene? Pronto? Sì, pronto. Signora? Pronto, sì. Si è sentito molto male perché ha parlato molto piano. Ribadisco, sono qui a sollecitare un'udienza. Ecco, le ripeto, l'udienza non si sollecita per telefono, si fanno delle istanze. No, allora, io non ho la possibilità di seguire la vostra procedura perché, come le ho detto, non sono munita né di un computer né di null'altro. Sono qui nella piazza davanti al vostro palazzo e, come sollecitato già la scorsa settimana da più settimane... Io ho da andare a lavorare. Di conseguenza, l'udienza le ho spiegato come fa. Lei si rivolge ad un legale e inizia eventualmente un procedimento. Allora, la ringrazio per tutte queste informazioni. Domani mattina richiameremo e risolleciteremo. Non c'è più nulla che deve dire. Perché nessuno le fisterà un'udienza per le sue... Grazie del suo tempo. Non si preoccupi, ci risentiamo presto. Non c'è da scherzare.
Pronto? Buongiorno, sono Rosanna Meneghello. Senta, sono a sollecitare, in virtù delle telefonate precedenti che ha fatto Valentina Fusco, di avere un'udienza urgente con un giudice per la nostra situazione. Signora, allora io ripeto quello che ho detto alla sua, non so, amica, alla signora Fusco, e le istanze vanno presentate tramite un'email. Ma l'email, le PEC voi le avete già, le avete già dal 15 di aprile, signora, le avete già dal 15 allora, di aprile. Senta, se ci sono, io continuo a ripetere che se ci sono ricorsi, i ricorsi saranno portati avanti dal giudice competente e dal giudice rito. Se ci sono delle richieste ulteriori, bisogna mandare un'email alla segreteria del tribunale e noi prenderemo in carico l'email. Se si vuole conferire con un presidente del tribunale, bisogna fare un'istanza scritta tramite un'email e inviare sempre. Già, signora, mi scusi se la disturbo, ma abbiamo già fatto tutto, abbiamo già prodotto tutto. Se io non so, io non so, certo, è certo. Prodotto, per allora cui noi saremo a sollecitare tutti i giorni come sempre. E intanto grazie e buon lavoro, no, buona giornata. Sicuri, sicuri, salve, la buona saluto, giornata. Arrivederci. Sì, buongiorno, sono Sabrina. Allora, sono qui a sollecitare, sono a sollecitare la richiesta di udienza urgente che è stata fatta in questi giorni e anche tramite comunicazione scritta, in virtù delle condizioni. Deve mandare una richiesta scritta. Appunto, le stavo dicendo che è già stata mandata la richiesta scritta. È stata già mandata e a chi l'ha mandata? È stata mandata. Abbiamo già comunicato tutto, signora, non sollecito questo qua, stiamo chiamando ogni giorno. Io non so. È stata inviata per iscritto, è stata inviata per iscritto attorno al 15 di aprile. Il 15 di aprile? Sì, sì. A quale indirizzo? Non mi ricordo, signora, noi siamo qua, siamo qui fuori dal tribunale, sollecitiamo ogni giorno. Finché non viene data questa data per udienza urgente. Deve essere fatta in forma scritta. Appunto, l'abbiamo appena detto. Un appuntamento con il presidente. Esatto, infatti la richiesta, mandare una richiesta scritta è già stata mandata e noi siamo a sollecitare come ogni giorno. È motivata a tribunale.grosseto, chiocciola giustizia. Via PEC, signora, l'abbiamo mandata via PEC. E così verrà valutata dal presidente. Via PEC. Signora, ci sentiamo domani mattina a sollecitare di nuovo, va bene? Grazie, buongiorno. Però se parli tu, mi sente anche la tua voce. Pronto? Sì, buongiorno, sono Anna Maria Fabris, qui sono davanti al tribunale. Anna Maria? Anna Maria Fabris, sono qui davanti al tribunale e sono a sollecitare l'udienza a porte aperte, come più volte fatto nell'ultima settimana, per conto di Valentina Fusco. Sì, guardi, sono state tutte inoltrate le vostre richieste, quindi verrà sicuramente presa in considerazione dal magistrato competente. È anche inutile che sollecitate, perché comunque se avete mandato le istanze è inutile sollecitarle, non ci sono già. Va bene, la ringrazio bene. Per l'informazione, grazie, ci risentiamo, salve. Sì, buongiorno, sono Anna Maria Fabris, mi trovo qua davanti al tribunale e sollecito nuovamente per la risoluzione della condizione di Valentina Fusco qui fuori al fine di ottenere udienza. Sono Anna Maria Fabris. Sollecito per l'ennesima volta un'udienza, un processo a porte aperte per la situazione qui creatasi di presidio, come da comunicazioni, atti depositati e comunicazioni in nome di Valentina Fusco. Sì, ho capito, ma le ripeto, noi continuiamo a dire quello che stiamo dicendo da una settimana. Prendete contezza del fatto che abbiamo bisogno di una PEC in cui si chiede in modo estremamente specifico cosa si vuole da parte del Presidente del Tribunale.
detto questo, io credo sia inutile continuare queste telefonate continuando a chiedere sempre le stesse cose da parte nostra, avere comunque sempre le stesse risposte. Penso che sia una perdita di tempo sia per voi che per noi. Assolutamente no, sono di nuovo a sollecitare. Poi organizzate, regolatevi voi, potete fare tutte le chiamate che volete, assolutamente, però vi ripeto, noi vi abbiamo dato già da una settimana le comunicazioni, non è neanche corretto da parte vostra continuare a chiamare un ufficio per avere poi le stesse risposte. Non c'è altro strumento di cui possiamo beneficiare, mi dispiace. Innanzitutto che se vuole può chiamare sempre. Ci risentiamo. Grazie, comunque, ci risentiamo. Signora, buona giornata. Anche a lei, salve. Il numero da lei chiamato non è attivo. Non è attivo. Sì, salve, buongiorno. Mi chiamo Nicoletta e chiamo qui da davanti al presidio, davanti al tribunale, per sollecitare un processo a porta... Ginestri. Per sollecitare un processo a porta aperte per la risoluzione della condizione qua, di Valentina Fusco. Io voglio dire quello che sto dicendo da una settimana, ieri a casa la sua collega che chiamava il nome della signora Fusco, e abbiamo dato tutte le informazioni in casa, non ha senso di situare per avere... Io ho capito perfettamente, però visto che non c'è risoluzione, visto che la cosa non procede, se può passarmi... Procederà, dovrà procedere, però non a chiamare, mi ripeto, continuare a chiamare per sollecitare la situazione. Ok, ma lei può gentilmente... Ma noi abbiamo già inviato tutte le documentazioni possibili, già da tempo. Ma magari lei non è a conoscenza, ma è veramente arrivato di tutto, perché dalle nostre PEC è partito di tutto. Ma ripetendo quello che vi ripeto da una settimana, però oggettivamente non può chiamare, perché può gentilmente passarmi l'interno 23. Magari cambio. Assolutamente, all'interno 23 vuole parlare. E con la segreteria, con la cancelleria. Questa è la segreteria di presidenza. Ma il presidente della sezione penale? Il presidente della sezione penale, certo, non ve lo possiamo passare al telefono. E detto questo, io continuo a dirvi che anche per parlare col presidente della sezione penale dovete inviare comunque una mail, una PEC alla... Noi abbiamo già inviato tutte le comunicazioni, compresa la richiesta. Quello che avete inviato noi già lo abbiamo, quindi vi ripeto, se volete potete rinviare una nuova con un nuovo oggetto. Buongiorno, ma noi continueremo a sollecitare, perché comunque questa condizione non è bella. Sollecitare, ma in questo modo perdete comunque tempo, perché vi ripeto... Ma può passarmi anche un altro... ...dovete fare, quindi continuiamo da una settimana a parlare delle stesse cose. Poi se voi volete continuare a sollecitare... Ma noi l'abbiamo già fatto, io le ripeto che noi abbiamo già inviato qualsiasi documentazione via PEC. Qualunque cosa... Mi può passare cortesemente allora l'interno 46? Assolutamente no, lei, sto parlando io con lei e non attendo. Ok, allora probabilmente domani ci risentiremo. Grazie, buona giornata. Ok, rifatto. Riproviamo. Lasciare partire quando senti che arrivano. Forse. Ecco, devo averti messo giù. Pronto? Sta ancora andando? Non c'è linea, questo è stato. Prima tappa. Adesso è piena. Mi riproverai, sai, perché ho tirato su. Ne ha parlato, ma non si sente. Sì, magari metti la voce. Eccolo qua.
Pronto, buongiorno, Giovanna Ines Gabusi. In virtù delle chiamate già ricevute... Mi perdoni, la sento malissimo. Mi sento il suo nome? Giovanna Ines Gabusi. La chiamo in virtù delle telefonate già fatte in precedenza per la risoluzione della situazione e condizione di Valentina Fusco. Siamo avanti al tribunale in presidio da 15 giorni. Gabusi. Giovanna Ines Gabusi. Gabusi. Sì, la chiamo in virtù della condizione di Valentina Fusco. Siamo in presidio davanti al tribunale da 15 giorni per sollecitare un processo a porte aperte. Sì, guardi, allora, è da una settimana che più che noi ripetiamo le stesse cose, abbiamo le stesse informazioni. Anche noi. E dopodiché, essendo utilmente quello che volete voi a carico della signora Fusco, e sia lei a chiamare, che io ho informazioni ad altre persone, ovviamente non posso darne a titolo, mi sta chiamando. Ma mi scusi, è una condizione che riguarda tutti noi, non soltanto la signora Valentina Fusco. Sì, infatti la condizione può anche riguardare tutti voi, come dice lei, però qualcosa in atto riguarda la signora Fusco, quindi sia la signora Fusco a chiamare per avere informazioni, perché il sito non può dare informazioni alla signora. Perfetto, mi scusi. Detto ma questo, le ripeto, sono 10 giorni che io do le stesse identiche. Quasi la do anche a lei l'indicazione. Se la signora Fusco ha bisogno di ulteriori richieste, mandi una mail al tribunale, motiva bene l'oggetto. Mi scusi se la interrompo. Mi scusi se la interrompo. Credo le sia già stato comunicato, che abbiamo già comunicato per iscritto tutto quanto andava fatto. Tutto, e non soltanto la signora Valentina Fusco, mi scusi, solo una cosa, visto che tutti noi personalmente abbiamo inviato tutte le comunicazioni del caso e non ci è stata data risposta, pretendiamo un processo pubblico a porta aperta, visto che è un nostro diritto. Ora posso parlare con un giudice, con qualcuno che mi dia una risposta gentilmente, perché è da una settimana che continua a ripeterci che dobbiamo mandare email. Perfetto, con chi si può parlare? Mi può passare l'intervento? Io ripeto, vi sto dando sempre le informazioni del caso, sono sempre le stesse. Esatto, mi ripete sempre le stesse cose. Mi scusi, io non ce l'ho con lei, ma mi ripete le stesse cose e non concludiamo nulla. Per cui mi può passare l'interno 23 o l'interno 46 o qualcuno che mi dia una risposta, visto che tutte le comunicazioni via PEC sono state inviate ripetutamente per il sollecito e la risoluzione a questa condizione. Le ripeto, saranno lavorate. Detto questo, ma è più di un mese che sono state inviate, mi perdoni. No, l'email giuridicamente non vale nulla. Abbiamo inviato via PEC più di un mese fa, non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi le vostre risposte saranno assolutamente elevate, tempi e modi che si verranno, ovviamente. Poi le ripeto, qualunque altra comunicazione potete mandare tranquillamente un'altra email. Ancora con queste email. La email giuridicamente non è valida. Ci sentiamo domani. Buona giornata, grazie. Arriva lei. Pronto? Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Salve, sono Emanuele Vertemara. Sono uno dei ragazzi. Scusi? Sono Emanuele Vertemara, sono un ragazzo del presidio qua davanti al tribunale. Sì. Salve, vorrei parlare Vertemara. Con. Sì. Vorrei parlare con il presidente dei giudici. Il presidente è impegnato in udienza, quindi non è possibile, poi non riceve telefonate, risponde alle mail, attraverso le comunicazioni. Guardi, noi abbiamo già mandato ogni persona che in questi giorni sta chiamando. Abbiamo già mandato le PEC, avete tutta la documentazione, quindi che sia quindi il giudice o un altro interno. Perché verrà risposto direttamente dai giudici. No, ma noi non abbiamo neanche, dovete venire direttamente fuori perché non possiamo avere accesso alla PEC, anche io la mia personale, e quindi stiamo aspettando, sono impossibilità. Mi spiace, ma i giudici non possono andare fuori a fare udienza, devono fare. No, la consegna a mano, certo che è possibile, ci mancherebbe, per legge, sapete dove siamo, sapete dove sono io. Sapete che le comunicazioni sono già da 3 anni che sono nelle vostre mani, quindi se non è questo il presidente, ok, quindi stiamo aspettando quindi che uscite con la carta.
Va bene, se non sollecitiamo ogni giorno. Grazie. Grazie, Fabio, buona giornata. Pronto, buongiorno. Sono Licia Borsari. Sono qui davanti al Tribunale a Grosseto per sollecitare per un processo a porte aperte per la risoluzione della situazione di Valentina Fusco. Allora, con chi posso parlare? Il suo nome, gentilmente. Licia Borsari. Lì di Bologna? Sì. Borsari. Allora, signora, io le ripeto quello che dico anche alle altre persone che sono con lei in presidio. Abbiamo bisogno, se volete, altre comunicazioni, se volete fare altre richieste, di un'ulteriore email da inviare tramite protocollo al tribunale, tramite PEC al tribunale. Ma quante altre PEC dovremmo inviare, secondo lei, dopo tutte quelle che hanno già inviato? Allora, o tutto quello che è già in tribunale sarà prontamente, ovviamente, preso in considerazione dal giudice competente. Poi, se voi chiedete che un giudice esca fuori da un'area di tribunale per fare un processo davanti a una piazza, questo lei dovrebbe fare. No, no, non questo, però loro sanno benissimo dove siamo, potrebbero anche interessarsi un attimino, lo dico proprio anche in virtù del fatto che sono ancora cittadina italiana e mi vergogno di quello che sta succedendo in Italia, sa? Ecco, le parlo proprio da cittadina italiana, per cui siamo a un livello di degrado e di situazione disumana davanti al Tribunale di Grosseto. Allora, come si chiama? La sezione, l'interno 23 o 46, lei me li potrebbe passare, otterrei qualcosa? No, perché si tratta dei giudici e noi non possiamo passare i giudici. I giudici vengono uditi in udienza, i giudici fanno udienza, non è che vi passiamo la telefonata di un giudice qualsiasi che vai a parlare. Ma penso che il giudice abbia capito che comunque c'è un problema disumano da risolvere. No, ascolti me, la procedura giuridica è una sola. Se volete venire instaurato un procedimento, se ci sono procedimenti in corso venite in tribunale, il giudice adibito nell'aula di tribunale ovvierà e porterà avanti il procedimento, porterà avanti tutto quello che volete, ma dovete fare un'iscrizione, dovete iscrivervi e venire in tribunale, perché non esiste nessun tribunale italiano che un giudice esca fuori in una piazza pubblica a fare un'udienza. Ma non deve uscire fuori, deve solamente. Io sto sollecitando affinché venga fatto il processo a porte aperte. Il processo a porte aperte si fa in aula di tribunale, se la signora Fusco. Ma stiamo aspettando proprio che venga dato un giorno, una data, perché noi siamo qua in presidio da giorni e sono passati dei giornalisti ieri qua davanti a noi per un fatto di cronaca che ancora non ha delle situazioni concrete, capisce? Ci vediamo sorpassare da fatti mediatici che attraggono l'attenzione mediatica, che distraggono, sono fatti di distrazione di massa, proprio ieri è successo davanti a noi. Vuole fare qualunque richiesta e comunicazione, passi la signora Fusco e stia lei a telefonare, perché comunque io non so chi sia la signora Lisa Bortoni e quindi non ho alcuna comunicazione da fare alla signora. Se la signora Fusco ci sentiamo domani, allora. Se voi volete un progetto, vi iscrivete al ruolo, fate l'iscrizione e il procedimento sarà espletato all'interno di un'aula di tribunale, ma non esiste che un giudice venga fuori a fare un'udienza in una piazza pubblica. Detto questo, signora, ci sentiamo domani. Posso toccare un centralino perché continuo a ripetere le stesse cose da una settimana. Arrivederci, grazie. La inviate tramite grazie, tramite salve. Salve, salve. A lei, buona giornata. Arrivi a un punto in cui... 2 giorni e 20. Pronto? Sì, buongiorno, sono Anna Maria Fabri, sono qui davanti al tribunale a sollecitare di nuovo una data per l'udienza che abbiamo richiesto ancora il 15 aprile scorso a voi del tribunale. Siamo qui da 42 giorni dopo l'invio, esattamente 20 giorni dall'inizio del presidio di fronte a voi. Allora, voi continuate a sollecitare, io continuo a spiegarvi che le udienze si fanno in un'aula di tribunale e che la signora Fusco deve avere un avvocato il quale proceda davanti al giudice. La signora Fusco è un avvocato, c'è una causa iscritta. C'è qualcosa?
Scusi, siamo nel traffico della vostra piazza, in condizioni un attimino disumane, mi capisce? Capisce il mio insistere nel sollecito? Ma le udienze si fanno davanti al giudice. È quello che stiamo chiedendo da 42 giorni e chiederemo per altri 800 dovesse occorrere. Possiamo per favore parlare con il presidente dei giudici? Ci passa all'interno cordialmente? Con il presidente del tribunale non si parla. Io continuo a dirvi che se la signora Fusco vuole un'udienza ci sarà un avvocato che quale farà. La signora, scusi? La signora chi? La signora Fusco. Sto dicendo che se vuole signora non un giudice ha bisogno di un avvocato che le scriva una causa in tribunale. In questo caso ci allora, non ci siamo capiti e non conosco la signora Fusco, ok? Quindi risolliciteremo per tutta la settimana, eventualmente oltre, e la ringrazio. Lei mi sta chiamando al nome della signora Fusco? Non conosco nessuna signora Fusco, io conosco Valentina. Buongiorno. Buongiorno, sono Rosanna Meneghello. Senta, potrei parlare con il presidente dei giudici? Non è ancora arrivata, il presidente del tribunale ha udienza e non può rispondere al telefono. Senta, noi siamo le persone in presidio qui fuori e avremo bisogno di parlare sempre urgentemente col presidente dei giudici. Sì, dovreste fare una richiesta scritta e motivata. Allora, sì, è 43 giorni che, allora, è esattamente 43 giorni che le abbiamo mandato queste richieste scritte e sono 21 giorni che siamo qui fuori, penso che siamo anche visibili. Tutte le richieste sono state, insomma, inoltrate ai magistrati competenti e provvederanno loro a rispondere a... Per cui non è vero che non... Per cui non è vero che dobbiamo fare una richiesta scritta, perché le richieste scritte sono già fatte. Volete avere un incontro col presidente del tribunale fuori dalle udienze già fissate o comunque in corso, dovete fare una richiesta scritta. Ma noi... avere un incontro con il presidente. Se invece dovete fare un'udienza, segue le notifiche ufficiali come normalmente. Stiamo sempre cercando, come lei sa, che visto che 21 giorni che le stiamo chiamando tutti i giorni, noi vogliamo un'udienza per avere un processo a porte aperte, per cui... Allora, le udienze si tengono all'interno del tribunale, dovete fare un ricorso per avere un'udienza, non si può fare telefonicamente. Vabbè, è impossibile. Siamo sempre alle solite. Va bene, ci sentiamo domani, allora intanto le auguro buona giornata. Pronto? Sì, buongiorno, salve, sono Emanuele Vertemara, sono uno dei ragazzi del presidio qua da... Chi parla, scusi? Emanuele Vertemara. Emanuele? Vertemara. Sì? Salve, prego, mi dica. Sono un ragazzo qua del presidio davanti al tribunale. Potrei parlare con la signora De Girolamo? No, non è possibile perché è impegnata in udienza. Ok, mi può passare qualche altro giudice che stiamo aspettando? No, i giudici non rispondono alle telefonate, ma parlano normalmente in udienza quando ci sono dei ricorsi e dell'udienza fissata. Lei deve mandare una richiesta scritta e motivata chiedendo un'audizione, motivando il motivo, mettendo il motivo dell'audizione. Sì, sì, noi allora le comunicazioni le avete già ricevute perché abbiamo già mandato tutte le PEC, avete anche tutto il cartaceo in mano. Sì, ma se dovete avere un incontro con i giudici dovete chiedere proprio o scrivere una causa. Noi abbiamo già chiesto come abbiamo comunicato la nostra volontà appunto di processo e quindi sapete benissimo che siamo qua già da diversi giorni. Ma non è una procedura, cioè la procedura è diversa, dovete fare un ricorso tramite avvocato. Non c'è nessun ricorso, la nostra comunicazione di volontà è una comunicazione di volontà che viene fatta dal cittadino. Sono già state tutte inoltrate ai magistrati competenti. Ok, quindi sono già state inoltrate, ok, e quindi aspettiamo quindi che ci venga comunicata via scritto anche verbale, comunque qui fuori dal tribunale, quando c'è questo processo a porte aperte. Stiamo aspettando da giorni. Ma fuori dal tribunale non è possibile, deve essere all'interno del tribunale. Comunque tutte sì, certo, le udienze si fanno dentro, giusto? Inoltrate saranno... Stiamo chiamando tutti i giorni apposta per questo? È ovvio. Va bene. Ok, grazie, salve. Buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno, io mi chiamo Licia Borsari, chiamo da davanti al tribunale di Grosseto. Licia? Borsari. Sì. Chiamo in virtù della condizione che si è venuta a creare ormai da giorni,
davanti al tribunale, che io ritengo una condizione disumana, e noi diciamo pretenderemo di essere ascoltati da un giudice. Dunque, voi cosa chiedete? Di essere ascoltati? Dovreste mandare una richiesta scritta e motivata, perché i giudici ascoltano durante le udienze. Guardi che noi abbiamo già fatto, sa? Diciamo parti interessate, sì, in procedimenti già in corso, sì, riceverete le notifiche. Ma noi abbiamo già mandato tutto quello che serve, sa? Abbiamo già mandato tutto. O rinviata. Altrimenti, se è fuori da udienze o da procedimenti in corso, dovete fare una richiesta scritta e motivata al presidente del tribunale. Ma lei scusi, no, noi abbiamo già prodotto tutto quello che lei sta dicendo adesso, ma siamo oltretutto fuori, sotto il sole, sotto la pioggia. Mi sente? Buongiorno. Ecco, noi siamo fuori proprio dal tribunale. Ti ha messo giù? Sì. Bene.